Buona domenica, bentrovati amici e amiche. Oggi vi mostro la spesa del sabato fatta ieri da Carrefour. Abbiamo acquistato pasta maltagliati. Sembra riferirsi al tipo di pasta, perché i maltagliati sono simili lasagne tagliate appunto male. È pasta di semola di grano duro dal 1848. Per quanto riguarda il grano, è italiano, sia che si tratti di produzione, sia che si tratti di molitura. E abbiamo preso le casarecce, farfalle e queste scarpette, che sembrano dei maltagliati arricciati, simil farfalle, fusilli. Dicevo, ho fatto un po' di scorta di questa pasta maltagliati perché era in promo a 69 centesimi, quindi l'ho presa volentieri. Sono riuscita a trovare la farina Gran Mugnaio Spadoni Pizza coi fiocchi alta e soffice, è farina di grano tenero, ovviamente 00, addizionata con fiocchi di patate. Questo, come dicevamo, è perché si usa soprattutto in Emilia-Romagna di aggiungere le patate lesse anche agli impasti dolci, nelle preparazioni dei bomboloni o degli sgabei, che non sono proprio dolci, però qualsiasi lavorazione o preparazione che necessiti di sofficità, i fiocchi di patate, le patate lesse aiutano in questo. E quindi le avevo viste da Fiore Corso, le ho trovate da Carrefour e le ho prese. Come sempre da Fiore avevo visto questa pizza nera ai 7 cereali. La composizione è costituita da un 96% di cereali, tra cui segale, farro, orzo, avena, mais, fiocchi di riso, sesamo, semi di girasole. Molino Spadoni lo conosciamo, ha una qualità eccelsa. Erano in promo anche i legumotti, ho preso la variante con lenticchie rosse, cece, piselli e lenticchie rosse e piselli. 2,69 euro anche loro, credo. 2,69 euro. Vi ho sempre parlato della yoga al 100%, visto che la corposa ai frutti di bosco è molto buona, per testare la qualità, sapete che io non compro mai i succhi alla pera, per testarne la qualità ho voluto comprare la morbida di pera. Una bottiglia preparata con 9 pere, prodotto con orgoglio in Italia. Vediamo se è veramente valida. Vi saprò dire, la corposa di frutti di bosco è decisamente un prodotto eccellente. Vediamo se anche questo può considerarsi tale. A 2,99 euro ho trovato nuovamente i biscotti Nutella Biscuit, era ben rifornito lo scaffale e ovviamente ho preso loro. Vi ho fatto vedere nel video delle scatole di latta, di cui vi lascio qui il link, la scatola di latta acquistata l'anno scorso sempre da Carrefour a tema Oreo. Quest'anno è stata presentata questa variante e non ho potuto lasciarla lì. È il paesaggio invernale notturno, dove attraverso questo Oreo in posizione centrale viaggia la slitta di Babbo Natale. Le renne entrano nere e escono bianche. All'interno c'è questa selezione di biscotti Oreo, i classici Oreo Golden e addirittura Oreo Choco Cream. Costa sui 5 euro. Tra l'altro, guardate, nel bordo c'è tutto questo paesaggio innevato invernale, anche questa si va ad aggiungere alla mia collezione. Tra l'altro ve l'ho lasciata nelle stories, c'era una bellissima confezione di Pandoro Balocco, ahimè l'unica rovinata sul coperchio, probabilmente era caduta, e acquistare un prodotto fallato, nonostante la bellezza di questa scatola di latta,
non potevo. L'ho lasciata lì sperando che riforniscano gli scaffali e rifarò un salto per accaparrarmi quella scatola perché è bellissima. Ho preso anche del cappone che ovviamente ho messo già in congelatore, fidatevi, insomma, il cappone per il brodo di Natale, ma ho preso anche questo cotechino prodotto da Fattorie Novella. Questo cotechino ha la particolarità di essere prodotto con i migliori tagli di carne solo da suini nati e allevati in Italia, prodotto insaccato in budello naturale come si faceva una volta, senza glutine e derivati del latte. Tra l'altro questa ditta Novella Sentieri è una ditta virtuosa, nel senso che usa solo energia pulita per la produzione, insomma, dei suoi prodotti. Sempre sullo stesso filone ho acquistato il salame da pentola. Questa è tradizione, insomma, è cotechino artigianale. Preferisco prendere prodotti un po' più di qualità. I prezzi variano da 4,06 euro, questo più piccolo, a 7,25 l'altro, abbinato con un bel purè di patate e le lenticchie. Insomma, è uno dei menù da presentare nelle sere di Natale, nelle sere di festa. Sempre in offerta c'erano le tisane Pompadour. Nel caldo abbraccio leggo che gli ingredienti sono mele, rosa canina, scorza d'arancia, ibisco, aroma di uvetta, rum e arancia e cannella. Caldo abbraccio, mentre nella magia d'inverno leggo mela, rosa canina, cannella, liquirizia, foglie di mora dolci, scorza d'arancia, cannella e ibisco. Hanno un pack meraviglioso, qui sembra di essere veramente in baita. Per le amanti delle scatole di latta, sono scatole da collezione, non potevo non acquistare questa latta del Pandoro Bauli, arte pasticcera dal 1922, antica ricetta, contiene un pandoro da 1,5 kg. Direi che per la mole della mia famiglia questo è perfetto. È un mega pandoro, sembra lo zucchero vanigliato della Bauli. E una volta terminato e gustato il pandoro potrete riutilizzare la latta non solo per riporre gli addobbi natalizi, io la terrò in cucina sulla cappelliera della cucina, sulle mensole in alto della cucina, è bellissima. Ho acquistato anche un po' di libri per vari pensierini. Le più belle storie dei miti greci raccontate e illustrate in questo bellissimo libro. Della Disney, questo book doppio, da una parte sono raccolte tutte le storie, i fumetti con protagonista Amelia. Dall'altro lato troviamo tutti i fumetti con protagonista Zio Paperone. Sullo stesso genere c'era Minnie, Pippo, Paperino e Archimede. Per quanto riguarda Strade Blu, edito da Mondadori, ho preso il libro di Greta Thunberg. La nostra casa in fiamme, la nostra battaglia contro il cambiamento climatico. Questi sono libri per ragazzi un po' più grandi, però sono dei bellissimi regali anche per approcciarli un attimo al contatto con le pagine dei libri, per toglierli, no, dal sempre frequente uso degli smartphone.
edito da Einaudi Ragazzi, ho preso Io Bullo da una storia vera. Che cosa accadrebbe se i fedelissimi di un bullo si allontanassero da lui e le sue vittime gli si avvicinassero? Tratto da una storia vera. Questo è un altro di quei libri, secondo me, importanti da far leggere ai ragazzi, a prescindere, no, dal fatto che siano più o meno bulli, quanto perché è importante per loro capire la problematica. E ve ne ho parlato già nelle stories, quindi anche questo è un libro che voglio regalare. Edito da Einaudi Ragazzi, ho preso anche il libro dei perché di Gianni Rodari. Il gioco dei perché è il più vecchio del mondo. Prima ancora di imparare a parlare, l'uomo doveva avere nella testa un gran punto interrogativo. Le parole di Gianni Rodari chiariscono bene il senso dei perché. Questo è un classico che dovrebbero avere tutti i ragazzi, piccoli e meno piccoli. Sempre per ampliare o diversificare la lettura anche dei piccini, fascia di età dai 10 ai 12 anni, questo capolavoro della letteratura Dracula, tutto disegnato in stile Topolino, colorato benissimo, disegnato altrettanto bene. È una proposta regalo interessante ed intelligente. Giunti, ma da Giunti, il prezzo di listino di Giunti è 11,50. Sapete che da Carrefour sono tutti ribassati del 15%, l'ho pagato 9,78. Insomma, sono anche regali intelligenti. Io preferisco fare anche ai vari amici dei miei figli regali un po' diversi dal solito videogioco, e ve le ho proposte, insomma, per darvi anche un'idea diversa. Per oggi la mia spesa termina qui e con essa il mio video. Io vi auguro una buona domenica, noi ci vediamo domani. Ciao!